Ci troviamo a Castrocelo, in provincia di Frosinone, al ristorante pizzeria Il Vecchio Mulino e siamo ospiti della famiglia Mirante, Lorenzo e Antonino. Benvenuti. Benvenuti. Grazie. È il 13° anno di attività, quello del Vecchio Mulino di Castrocelo. Sono 47 anni di professione, dico bene, sì. Antonino, professione di chef, e ci ritroviamo qui per degustare anche questa volta un menù che gentilmente Antonino, coadiuvato dalla sua signora Adriana, ha voluto preparare per gli amici telespettatori di Cibum. Con che cosa iniziamo, Lorenzo? Iniziamo con un baccalà dorato servito su un letto di cipolle e peperoni semicaramellato. Grazie Adriana, meraviglioso questo baccalà. Antonino, come è stato preparato dalle tue sapienti mani? Raccontacelo un po'. Ma una cosa semplicissima, molto semplice da fare. Abbiamo fatto spurgare il baccalà circa 3 giorni e poi abbiamo asciugato bene bene, dorato con farina bianca e farina rossa di grandurco, in abbondante olio. La base è fatta con cipolle rosse, cipolle bianche e peperoni, con un po' di zucchero. Quindi poi viene semplicemente adagiato e servito. Il massimo della semplicità, il massimo del gusto, il contrasto tra il sapido del baccalà e il dolce delle cipolle e dei peperoni è quello che serve per equilibrare il palato, il gusto di questo antipasto al palato, che viene servito ovviamente caldo. Lorenzo, in alternativa a questo baccalà, per chi non volesse mangiarlo? Sì, oltre al baccalà, ecco, serviamo la nostra classica insalata di mare, la nostra mille foglie di seppia, che è condita con delle verdurine del momento, verdurini croccanti come le carotine. E oltre a quello, ecco, la nostra insalatina di polpo, che viene servita con le olive e accompagnata con le patate e un po' di mentuccia fresca. Questo è, diciamo, un piatto vero sì estivo, però che riesce ad accompagnare tutta la stagione, perché è sempre un piatto molto ricco di sapore. Ovviamente oltre al mare c'è anche la montagna. Quindi, volendo, ci sono anche delle novità? Sì, ecco, le novità del momento, ecco, sono dei salumi un po' particolari, come il petto d'anatra, lo speck d'anatra in pratica. Quello viene servito, generalmente lo serviamo con un po' di rucola accompagnato con delle scagliette di mandorle. Oltre a questo abbiamo anche un altro salume particolare, il prosciutto di cervo. Questo, ecco, sempre accompagnato con qualche frutta secca, è veramente qualcosa di particolare. E poi ovviamente il nostro antipasto classico di montagna, salumi locali, formaggi locali, anche formaggi particolari, accompagnati con qualche salsetta caramellata o il classico miele. Passiamo al primo, Lorenzo, cosa c'è di buono? Sì, abbiamo un risotto con rucola, salmone e zeste d'arancia. Grazie Adriana, è profumatissimo, soprattutto queste zeste d'arancia arrivano subito all'olfatto e si sente questo profumo meraviglioso dell'arancia. Dunque, il pesto di rucola, possiamo rivelare gli ingredienti di questo pesto? Sinceramente è molto semplice, è un pesto fatto solo con rucola, olio in emulsione e ci metto giusto un po' di parmigiano per dare una cremosità superiore. Antonino, la cottura del risotto è quella tradizionale, classica, quindi tostata. Si fa tostare. Tostare, bagnare con un po' di prosecco, poi alla fine il salmone viene aggiunto in cottura senza farlo soffriggere, per non far prevalere troppo il sapore di salmone nel riso. E questo ottimo pesto di rucola a che punto della cottura viene messo? A metà cottura. Devo dire, Antonino, che è un piatto molto riuscito, intanto per la cottura al dente del riso si sente chicco per chicco, il pesto di rucola è molto equilibrato, mi piace tanto, l'ho già detto e lo ripeto, il profumo dell'arancia, che sappiamo a volte essere usata proprio in forma di zesta con il salmone, quando si serve il salmone in antipasti. Quindi insomma sono degli accostamenti riusciti. Di risotti ne avete tanti, sì, Lorenzo, sì. No? Oltre questo, quali sì, sono oltre, diciamo, a questo risotto, ecco, il classico risotto ai frutti di mare, il risotto agli scampi, che serviamo maggiormente,
E poi ecco risotti che variano, zucche e porcini, zucche e porcini a base di montagna, e poi risotti che variano a seconda del pescato o di quello che propone in giornata lo chef. Ma al vecchio mulino di Castrocello si mangiano anche delle ottime fettuccine, per esempio. Sì, ecco, le nostre fettuccine con il grano di Senatore Cappelli, servite ecco nel più classico dei modi alla ciociara, che noi chiamiamo ovviamente il nostro vecchio mulino, la fettuccina del vecchio mulino, o le nostre fettuccine con salsiccia, funghi porcini e tartufo, che è, ecco, varia dal tartufo di Campoli, Appennino, al tartufo di Colle San Magno. Poi voi vi distinguete anche per i fuori menu, no? In tutto, tra le cose che date negli antipasti, primi, secondi. Nel caso dei primi, per esempio, un fuori menu? Uno che abbiamo spesso è il nostro tonnarello o lo schiaffone, a seconda dei gusti, servito con vongole, asparagi e pachino. Un accostamento molto particolare, ma che viene molto gradito sia in estate con l'asparago selvatico e sia in inverno con l'asparago coltivato. Eccoci al secondo. Che ecco, cos'è? Adesso degusteremo un filetto di spigola ripieno con zucca, mazzancolle e porcini, servito su una vellutata di patate e curcuma. Bellissima intanto dal punto di vista dei colori questa composizione che Antonino ci propone di pesce. Mi piace questa vellutata delicata di patate e di curcuma. Mi piace anche questo ripieno. Antonino, si parte dalla zucca brasata al forno, poi si fa raffreddare, si frulla e da parte si fanno i porcini a pezzettini e poi si mischia questa zucca. Non deve tanto prevalere il porcino, altrimenti copre tutto il sapore del. Come noi sappiamo, il porcino c'ha un denso sapore, un gusto forte, e per non intagliare sia il sapore del pesce che il sapore della zucca se ne mette giusto per piccolo. È vero, quasi non si sente, quasi devo dire che sente. È molto delicato, ecco, questo si fa raffreddare e si mette nel filetto di spigola, si attorciglia, si chiude, si mette a passo al forno. Ecco, e poi una cottura al forno di quanti minuti? 15 minuti. E poi si adagia su questa buonissima vellutata. Patate lesse e con un po' di curcuma, sempre con il mix, e un filo di olio Evo. Si emulsiona e viene fuori questa bella cremetta che si abbina non solo a questo, ma a tanti tipi altri di pesce fa cucinare differentemente. Ecco, a proposito di altri tipi di pesce, qui insomma la scelta, Lorenzo, sì, si basa anche sul pescato del giorno, perché gli arrivi sono giornalieri, il pesce sì, è sempre freschissimo. Ecco, noi prendiamo molto spesso il pesce, prendiamo poca quantità ma tutti i giorni. Ecco, possiamo trovare il dentice, possiamo trovare il fragolino, la ricciola, il rombo, tutto quello che ci va a offrire giornalmente il mercato del pesce. E ovviamente ogni pescato ha il suo tipo di cottura. A volte prediligiamo la cottura a forno, a volte il guazzetto, a volte anche l'acqua pazza, a seconda del pesce, che può essere, come abbiamo detto, un dentice, lo scorfano, il rombo, la spigola, che può essere sia allevata, ma noi prediligiamo sempre quella pescata, che ha un sapore nettamente superiore. Però noi oggi abbiamo insomma un menù a base di pesce, abbiamo detto che voi siete anche ristorante di carne, quindi chi vuole da voi trova anche delle ottime carni. Sì, ecco, carne nazionali, carne ovviamente locali, ecco, tutti i giorni possiamo fornire tagli particolari, e ecco, possiamo offrire la classica tagliata, che molte delle volte la prediligiamo servita con i funghi porcini. L'agnello che devo dire che è uno dei piatti più amati nella zona, ovviamente la ciociaria è famosa per i nostri ovini, e noi lo serviamo sia al forno, ovviamente con le patate, e anche alla piastra. Oltre alla tagliata, ecco, abbiamo sempre la bistecca, noi prediligiamo soprattutto quella di scottona, che rimane molto morbida, grassa al punto giusto. Ovviamente oltre a questo, ecco, ci sono dei tagli particolari che offriamo di giorno in giorno, a volte la fassona, a volte la chianina,
e può variare a seconda, diciamo, del prodotto che riusciamo a trovare più fresco nella giornata. E per accontentare tutti c'è anche la pizza. Sì, c'è anche la pizza che viene servita tutti i giorni, ovviamente cottura forno a legna e con lenta lievitazione, con una maturazione che va dalle 24 alle 48 ore. I gusti sono molto particolari, ecco, forniamo quelle pizze stagionali con zucca e porcini, zucca e guanciale, ecco, le alternative sono tante. E oltre a questo, ovviamente, con i nostri classici, la nostra Vecchio Mulino, che è in pratica una margherita con la bufala, con pomodorini gialli, servita con il cornicione ripieno di ricotta. Una dei nostri must, la nostra dispettosa, che è una pizza bianca con fiori di zucca, pachino giallo, provola e acciughe del Cantabrico. È il momento del dolce e Adriana qui è la protagonista, perché sappiamo essere lei la pasticcera del ristorante Il Vecchio Mulino, sia per quanto riguarda la pasticceria secca, che non manca mai, sì, e poi anche per le altre specialità. Vedo del gelato oltre che le ciambelline. Questa è una novità che stiamo servendo da poco, è una brioche col tuppo, rilievitata, servita con gelato. Noi generalmente la serviamo con il gelato alla vaniglia o la frutta, può essere servita anche con gelato al pistacchio, gelato alla gianduia, gelato ovviamente a base di frutta. I gusti sono tanti e in questo caso, ecco, l'abbiamo accompagnato con dei ciambelletti al vino rosso. E voglio dire, qui richiamiamo un po' la tradizione siciliana, la brioche col gelato, poi quella col tuppo, insomma, sì, che ci ricorda tanto la briochina tipica della Trinacria. E non possono mancare in un locale come il vostro i ciambellini al vino. Queste imbriachelle, come anche si chiamano, ciambelline, sono di accompagnamento alla chiacchierata, in un po' di vino secco rimasto, volendo con del vino dolce. Sì, con un passito. Con un passito, sì, ma vanno bene anche volendo con il vino secco. Si intingono e si sta lì a chiacchierare tra una ciambellina e l'altra, una tira l'altra, e grazie ad Adriana. Ma sempre grazie ad Adriana, voi avete una bella lista di dolci, una bella carta di dolci che fondamentalmente ci sono sempre, no? Sì. Sono quelli tradizionali. Sono quelli tradizionali, ovvero la sbriciolata, che è un nostro oramai punto saldo fra la lista dei dolci. La panna cotta, la cheesecake e le crostate, ecco, soprattutto in questo periodo invernale vengono proposte maggiormente, ecco, a base di frutta secca, a base di fichi e via dicendo. Ovviamente non mancano le novità, ecco, proponiamo di settimana in settimana dolci nuovi. Ecco, stiamo proponendo molto spesso il waffle, che è sempre fatto da noi e sempre viene servito sempre con un po' di gelato o un po' di crema. Oltre a questo qua, ecco, facciamo il nostro classico tiramisù. Il tiramisù, abbiamo tanti dolci come babà che offriamo servito con un po' di crema chantilly o cioccolato o sempre frutti di bosco. E sono tanti dolci, ecco, oltre a questi qua, i classici dolci gelato, il tartufo, il gelato al limone, tutto quello che, ecco, serve a finire la serata in dolcezza. E concludiamo in dolcezza anche questa puntata di Cibum, ringraziando ancora una volta la famiglia Mirante, Lorenzo, Antonino, Adriana, che entra insieme alla nipotina Ludovica, per aver ospitato la nostra trasmissione. E speriamo di rivederci presto. Mai venire da voi, in che giorno che siete chiusi? Il martedì. Per il resto pranzo e cena, Il Vecchio Mulino, via Campo Spinello II, numero 3, Castrocelo, provincia di Frosinone. Grazie. Grazie a voi.